Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in questo corso di Excel. Sono Mariano, oggi parliamo di filtri. Filtrare i dati ci permetterà di avere una conoscenza maggiore dei nostri dati. Immaginiamoci sempre di avere tantissime righe, tantissime colonne e filtrare i dati ci permetterà di vedere solo le informazioni di cui abbiamo bisogno. Filtrare vuol dire che da tutti i dati, tramite un imbuto, passeremo alla visualizzazione, solo visualizzazione, dei dati che ci interessano. E inoltre, andando avanti, vedremo come oltre i filtri esistono molte altre proprietà di Excel che ci permetteranno di leggere nel migliore dei modi i nostri dati. Potremo filtrare per data, per numero, per colore e quindi vedremo tanti modi per filtrare i dati e per avere sempre sotto controllo solo i dati che a noi interessano. Bene, prima di partire ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale, perché davvero per te è soltanto un click di mouse, per me è un grandissimo, enorme favore. Questi inoltre sono tutti gli altri miei social. Se vuoi vienimi a trovare sul canale Telegram, in cui ti darò tantissime offerte a settimana. Da ultimo ti ricordo che ti lascio sempre qui in descrizione il link all'intero corso, fatto da lezioni aggiuntive, approfondimenti, esercizi, tutti gli script, quindi le guide del corso che potrai stamparti, e tutti gli Excel che stiamo utilizzando, e così tu avrai, mentre segui il video, anche la spiegazione e quindi potrai passo passo rifare le cose che faccio io e che ti faccio vedere. Dunque, iniziamo subito e vediamo questi filtri. La prima cosa che vi devo dire è che per filtrare nel miglior modo i dati dobbiamo avere una riga di intestazione. La vedi qui? Questi sono tutti i prodotti che abbiamo venduto come magliette, cover, vedi, diverse tipologie merceologiche, il numero dei prodotti venduti, la data di ordine di consegna, il costo e così via. Quindi dobbiamo avere una riga di intestazione, e una volta che ce l'abbiamo, abbiamo due modi per filtrare. Il primo è proprio sul home e vedi che qui hai ordine e filtra. Altrimenti puoi andare sul tab dati e anche qui hai tutta la parte di ordina e filtra. L'ordinamento l'abbiamo già visto ed ora non ci aspetta che vedere la parte di filtro. Guarda come in realtà anche da un punto di vista grafico Excel ci mette l'imbuto per dire: guarda, lì tu puoi attivare un filtro. Mi metto qui, clicco proprio sul filtro e vedete come automaticamente mi mette queste linguette, le vedi qui, su tutte le colonne e su tutta la parte di intestazione. Se clicco su uno dei menu a tendina, vedo tutte le informazioni che ci sono all'interno di quel menu a tendina. Quindi immaginiamo di avere tantissime cose, posso vedere quali sono cover, felpa, tazza, t-shirt ed inoltre anche le celle vuote potrei andare a filtrare. Se voglio vedere soltanto una categoria merceologica, ad esempio voglio vedere solo le cover, basta che clicco qui, vedete, io ho la prima cosa deselezionato tutti e poi cliccato solo su cover. Se clicco ok, guardate come mi fa visualizzare solo le cover. Qui mi tiene conto delle righe in cui ci sono le cover. Le righe non sono scomparse, ma hanno lasciato il posto a soltanto le cover, così che posso visualizzare nel migliore dei modi se voglio analizzare ad esempio solo questa tipologia merceologica. Notate che quando ho filtrato per una certa colonna mi viene fuori questo particolare simbolo che ti dice: io ho filtrato adesso per tipologia. Per togliere il filtro posso cliccare qui e dirgli di selezionare tutto e poi vado su ok. Vediamo che posso inserire anche altre tipologie di filtri ed inoltre i filtri li posso mettere anche uno insieme all'altro. Ora voglio ad esempio selezionare tutte le cover e tutte le felpe e dico ok. Ed inoltre voglio anche selezionare per data, magari per data di ordine.
Quindi mi metto qui su data di ordine, guardate come lui riconosce già e ti faccio rivedere i dati. Qui ho tutto maggio, ho soltanto i mesi di maggio e di aprile, quindi lui riconosce che ci sono maggio ed aprile, sta attento però perché io lì ho messo bene le date e quindi conformato data. A quel punto lui riconosce che ho soltanto maggio ed aprile, ad esempio voglio solo quelle di maggio, dico ok e guardate come filtra ulteriormente. Qual è il risultato di questo filtro? Ho solo le felpe e le cover con data di ordine maggio. Per togliere il filtro, invece che tornare adesso sia qui che qui, posso cliccare qui sull'imbuto, clicco ed automaticamente mi toglie tutti i filtri che ho messo. Ora voglio filtrare per testo, significa che ad esempio voglio solo i prodotti che non contengono una particolare parola. Vado qui sul prodotto, gli dico filtra per testo e magari, non so, non contiene vuol dire che non voglio ad esempio i prodotti che contengono matematica. A questo livello quindi vorrà dire che maglietta di matematica, maglietta professore di matematica, cover analisi matematica, non li vedrò. Ah, non hai mai visto questi prodotti? Beh, clicca lì sul link che ti ho lasciato e vedrai un sacco di magliette spiritose. Quindi metto ok. A questo punto guarda come non ho più gli items, quindi i prodotti che contengono quella parola lì, che è matematica. Ora posso scegliere ancora maggiormente, non so, voglio vedere, vedi questa è una di quelle magliette, vedi punto di fusione, voglio ad esempio filtrare per numero, non so, andiamo sul totale IVATO, mi metto qui, gli dico filtra per numeri e voglio tutti i prodotti che non contengono la parola di matematica e maggiore di, non so, 100. Quindi andrò a vedere tutti i prodotti che non contengono la parola matematica che hanno venduto più di 100 euro IVATI. Gli dico ok. Ulteriormente guarda come il filtro ha tolto ancora molte cose. Guarda, qui non c'è nessun prodotto che contiene la parola matematica e l'IVATO è tutto maggiore di 100 euro. Ancora, filtriamo ancora di più, filtriamo per data. Guardate le date che sono rimaste, primo maggio, sì, fino al 10.04.21. Vado qui e dico filtra per data, non so, settimana prossima, questa settimana, guardate quante ne avete, magari io gli dico tra, non so, qui mi appare tra l'altro un bel calendario, e gli dico tra il 3, il 2 aprile e il 30 aprile. A questo punto mi dovrà togliere tutte le parti, vabbè, 22 aprile, gli dico ok, mi toglie tutto maggio. Guardate come mi rimane soltanto felpa birra in cui la data di ordine è stata d'aprile e che ha venduto più di 100 euro. Insomma, abbiamo messo tantissimi filtri. Beh, direi che ora abbiamo visto tantissime tipologie di filtri per testo, per numero, per data, per tipologia, quindi è una carrellata molto interessante. Non ti rimane che anche te fare degli esercizi, alcuni te li darò anche io nel corso completo che ti ricordo sta qui in descrizione, perché saprai queste cose solo una volta che ci metti le mani e provi anche tu a rifare le cose che ho fatto io. Ecco perché è importante avere anche tutti questi Excel che ti lascio sempre qui in descrizione. Benissimo, ora abbiamo finito, non mi resta che ricordarti di iscriverti al mio canale, perché davvero a te non costa nulla, per me è un grandissimo, enorme favore che nemmeno ti immagini. Questi sono tutti gli altri miei social, vieni sul canale Telegram, siamo tantissimi e ti darò tantissime offerte a settimana. Inoltre ti ricordo che se mi vorrai dare una mano per continuare questo mio progetto di YouTube, ti lascio qui i miei link e chi mi sosterrà avrà tutti i miei corsi gratuitamente. Bene, non mi resta che augurarti un buonissimo studio, un ottimo lavoro, una vita splendida e salutarti con il mio. Ciao ciao, grazie infinite. Alla prossima! Sai cosa siamo? Siamo il riassunto di storie sui social a portata di smartphone, per conoscenti, parenti ed amici che non conosciamo e non salutiamo. Sai cosa penso?
Siamo le menti pensanti fiaccate da show da richiamo, dove votiamo col tonico pollice e poi ci arrabbiamo.